Bene ragazzi, qui Lorenzo e oggi siamo su The Binding Room, significa Stanza del Fuoco. È un gioco horror, un pochettino horror, ma è un gioco bel po' bello come Sorti e Mer, che molti conosceranno, ma il sito è andato in bancarotta. Io adesso non li posso più provare perché avevo capito come si faceva, ma l'hanno bloccato il sito. Comunque vabbè, The Binding Room è ancora disponibile, possiamo iniziare. Ok, facciamo start. Mettiamo a schermo intero, che è già messo in modificato. Speriamo di non prenderci troppo paura. Comunque, The Binding Room. Click to play. Va bene. Ok, tutto a fuoco. Mamma! Giorno. Ah, è grafica come tipo Sorti e Mer. Porta chiusa a chiave, come se... Buongiorno, e tu chi cazzo sei? Tua sorella, vaffanculo! Adesso ti fulmino! Uso la mia pistola fulminante e vai a quel paese! Comunque, quanto si gnocca? Vaffanculo, tua sorella! Ma calmati prima che ti vengano due schiaffi, porca puttana troia! Vaffanculo. Mettiamo in questa scatola. Ma no, è un regalo per me o cosa? Fumo dappertutto. Stanno bussando, e tu che cazzo sei? Ok. È andata là dentro? Che cazzo di divano è questo, porca di quella puttana? Che cazzo era quello? Ma vaffanculo. Come quello di prima, ma che cazzo è? Boh, vabbè, entriamo nel caso, vabbè. Speriamo di non trovarci lo Slenderman o Jeff the Killer davanti a noi. Ma che cazzo, però sempre te di mezzo. Ma dopo ti arrivano due schiaffi, eh. No, vieni qui, vieni qui. Ok, va bene, scommetto che tu sei un'amica di Monster High. Era quel. Non posso salire dalle scale, prima devo guardare questo quadro. Che bel quadro, vi metto pure zoom. Ma va, fanculo. Quanto sono? Ah, 2 minuti, ok. Saliamo su. Vediamo un po' che cosa possiamo trovare sulle scale. Ok, che bella stanza. Vaffanculo. The Binding Room, ok, capito. Ragazzi, ok, è stato un bellissimo gioco, soprattutto per il fatto che le persone andavano a fuoco. E niente, è stato bellissimo come gioco. Posso concludere qui. Se vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, anche niente. E se non siete ancora iscritti iscrivetevi, noi ci rivediamo in un prossimo video, bella ragazzi.